Allora, c'è poco da dire per quel che riguarda l'unboxing, in quanto all'interno della confezione troviamo unicamente i nostri speaker che funzionano sia in modalità cablata che in modalità wireless tramite Bluetooth. Detto ciò, la confezione di vendita però si presenta davvero bene, insomma, sembra accattivante e vengono riportate anche alcune specifiche chiave, tra cui il fatto che può essere appunto alimentato tramite una porta USB tramite un caricatore da 5 volt 1 ampere fino a un massimo di 2 ampere, quindi o 5 watt o 10 watt. Abbiamo due speaker con driver da 2,5 pollici e appunto ogni speaker erega una potenza di 5 watt. Ad ogni modo, questi speaker li vediamo un pochino più da vicino, sono appunto della Gico modello M30, che si ispirano in realtà al modello della Trust. Vi faccio vedere, eccole qua, il modello Zoxa, quindi della Trust, anch'essa una marca comunque economica, e il prezzo in un certo senso si equivale. Naturalmente non starò qui a fare un paragone, ma vi mostro subito da vicino i nostri speaker, che possono essere utilizzati, vi ribadisco, sia in modalità cablata, quindi tramite USB, in questo caso di tipo A, abbiamo infatti qui proprio l'alimentazione, o eventualmente sempre però alimentati tramite Bluetooth. Allora, prime impressioni in un certo senso non sono proprio positive, più che altro per i materiali. Sembrano abbastanza cheap questi speaker, ma soprattutto guardate qua. Beh, questo speaker è stato appena tolto dalla scatola, eppure sembra già rovinato. Non so se sia un difetto, magari solamente sporcizia, non mi sembra, perché ho provato a pulirli. Comunque, fatto sta che qui la plastica sembra già leggermente rovinata. Poco male nel mio caso, perché comunque è un sample a titolo gratuito, ma comunque io l'ho fatto per venire da Amazon, effettuando un pagamento da cui riceverò il rimborso da parte del venditore, quindi massima trasparenza, qui lo dico e qui vi dico appunto quello che è la realtà dei fatti. Ad ogni modo, le andiamo subito a provare, perché loro appunto si alimentano, in questo caso sto utilizzando non il computer ma direttamente un alimentatore, e vi faccio vedere già gli effetti RGB. Diciamo che in questo caso magari con le luci così sparate non si vedono tanto, anzi proviamo a farle vedere meglio. Alexa, spegni piantana bassa. Spegniamo anche questa luce, eccoli qua gli effetti RGB. Non sono luminosissimi, non si può tarare la luminosità. Quello che potete fare però è cambiare, diciamo, il valore RGB. In questo caso sono tutti quanti i colori con luce pulsante. Abbiamo poi i colori che piano a piano virano, quindi dal rosso al blu, al giallo, al viola e quant'altro. Abbiamo sempre in un certo senso un po' luce pulsante, però non proprio tutto RGB, perché abbiamo un unico colore, e poi luce fissa rosso, abbiamo il verde, abbiamo il blu, abbiamo poi la possibilità di spegnere il tutto. Adesso però riattiviamo la luce. Alexa, accendi piantana bassa, ecco qua. E vedete che qui abbiamo praticamente 4 pulsanti. Tasto di accensione, spegnimento, oppure premuto rapidamente vi permette di commutare da Bluetooth a modalità cablata, quindi per il PC. Abbiamo poi questo pulsante qua, che appunto serve a regolare gli effetti RGB o eventualmente a gestire il play o pausa della traccia musicale. E poi controllo del volume più controllo del volume meno, che anche loro in questo caso, se tenuti premuti, permettono di skippare sulla traccia successiva o quella precedente. Nella parte inferiore troviamo dei gommini antiscivolo, in modo da far stare le nostre casse, diciamo così, in maniera
stabile, ma detto ciò penso non ci sia altro da dire. Le specifiche tecniche le troverete all'interno della recensione testuale che pubblicherò comunque a breve, e vi faccio subito sentire come suonano, perché a parte quanto ci siamo detti per la costruzione, invece a livello proprio di qualità audio mi hanno davvero tanto tanto sorpreso. Sentite con questa traccia come vengono riprodotti bene i bassi, sono belli ricchi, belli carichi, ma soprattutto anche le tonalità alte, in questo caso del sassofono, si sposano davvero a meraviglia con anche questa atmosfera, visto che c'è la pioggia in sottofondo. Ma vi faccio sentire anche un'altra traccia e andiamo a pescare questa qua, un po' più, diciamo, movimentata. Possiamo appunto controllare il volume, in questo caso viene controllato direttamente quello dello smartphone, aumentarlo naturalmente e appunto skippare alle tracce successive o appunto quelle precedenti, tenendo premuto il pulsante. Scusate, questa è la prima traccia, quindi non può andare indietro. Vedete che invece qui commuta direttamente sulla traccia successiva. Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele. Oggi parliamo di un prodotto che raramente ho portato qui sul canale, ovvero una cover, ma non una semplice cover, una cover coi controfiocchi in grado. Sentite anche come la voce viene riprodotta davvero in maniera sublime, in un certo senso si sentono anche qui le sfumature della voce, ma soprattutto vi faccio notare un'ulteriore cosa, perché davvero di proteggere il nostro smartphone da cadute, da polvere, guardate, da acqua. Tra video quindi e audio, quindi una cover che potremmo tranquillamente utilizzare al mare, in piscina, in montagna, insomma. Vedete che c'è praticamente una perfetta sincronia tra audio e video, questo perché loro integrano il Bluetooth 5.4, quindi altissima stabilità, ma soprattutto praticamente un lag pari a zero, e quindi sono cuffie sicuramente adatte anche al gaming, soprattutto se le utilizzate abbinate ad un PC. Detto ciò ragazzi, penso ci sia poca altro da dire, se non che queste casse, queste speaker della Gico modello M30 le trovate su Amazon. Al momento, se non sbaglio, è disponibile anche un coupon del 10% che vi permette di portarvele a casa a circa un prezzo di 28 euro, un prezzo non bassissimo ma neanche eccessivo, e considerando la qualità audio che sprigionano e soprattutto la doppia modalità di utilizzo, quindi tramite cavo o eventualmente tramite Bluetooth, beh, direi che ci siamo alla grande. Peccato che nel mio caso appunto la costruzione non sia proprio d'eccellenza, anzi piuttosto cheap, però dai, tutto sommato, se state cercando una componente da abbinare al vostro PC da gaming magari economico, questi speaker sono decisamente super validi, ve li straconsiglio. Ad ogni modo, per maggiori approfondimenti vi ricordo il link qui sotto in descrizione per la recensione testuale e naturalmente link per l'acquisto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao da Emanuele.